Questo videogioco ti traumatizzerà. No pressure. Quello che all'apparenza può sembrare un RPG molto bellino, molto carino, questo stile così, in realtà nasconde la morte. Se non lo conosci ancora, questo è uno di quei cult che devi provare per forza. Sto parlando di Omori, videogioco uscito nel 2020. Fa parte di quella wave come Undertale, Yume Nikki, Lisa di RPG, piccoli indie ma con grandi storie. Storie anche difficili da raccontare, molto toste. È il tipo di gioco che funziona a livelli. Puoi goderti la storia, bellissima, ma se ti vuoi addentrare sempre di più, ci saranno 50-70 ore di contenuto ad aspettarti che ti faranno dire: ah, non sto bene. Un po' di tempo fa ne ho parlato in un video su YouTube, vallo a vedere, per favore.